Partiamo subito con le cose di oggi. Oggi parliamo di cosa mi ha detto il financial advisor. Sì, perché sono entrato nel mondo della finanza, allora sesso su tutto. Allora, non è che per il momento questa è la seconda puntata, ma non è che io mi sta spiegando i segreti dell'alta finanza. Mi sta solo spiegando i trucchi, trucconi, risparmiare i soldi per la vecchiaia, cose così, no? Fare più soldi e risparmiare i soldi. Allora, adesso come adesso, praticamente ha detto che... Allora, mi ha fatto tutto il budget, ovviamente io ho dovuto mettere le cifre, quanti soldi guadagno, quanti soldi do, alla fine mi rimane un 1500 al mese da, per i ciuschi, no? No, togliendo la casa, la macchina, questo, quest'altro, mi rimane $1500 al mese. Questi $1500 al mese, però, praticamente li devi salvare, li metti in un altro account, saving. Alla fine praticamente, non lo so, ho fatto un casino. Praticamente non guadagno niente e non coso niente. Quindi praticamente allora, praticamente adesso devo andare alla banca, aprire un altro conto corrente. Allora, tutti questi conti corrente dovrebbero essere tutti gratis, no? La banca non ti chiede soldi. Quindi, conto corrente per le emergenze, ma emergenze proprio emergenze, no, tipo mi devo comprare un giusti, no, emergenze tipo devi andare all'ospedale, e ha detto di mettere lì 25.000. Oh, cioè, oggi mi ha detto 30, l'altra volta mi ha detto 25.000, io direi di metterne 20 25, e va bene. Poi ha detto, ovviamente sul tuo conto rimarrà pochi soldi, togliendo $25.000, ovviamente sul tuo conto rimarrà pochi soldi. Quello lì lo lasci così, quello serve per le bollette, quelle che vengono detratte automaticamente, tipo la casa, le cose così, no? Poi gli devi aprire un altro conto corrente dove li metti, lo chiamerai saving, dove devi pagare, che sono le cose che devi pagare durante l'anno, che però non sono bollette, no? Tipo si rompe la macchina, devi cambiare l'olio, le tasse, bla 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 bla, un ciuschi, la vacanza in Alaska, vabbè che ormai l'ho già pagata, però alcune cose tipo la macchina in Alaska, praticamente è una cosa psicologica alla fine. Perché un conto è avere tutti i soldi sul conto in banca e vedi un sacco di soldi, aspetta che mi prendono un ciuschi, aspetta che mi prendo questo ciuschi. In altro conto è spezzettare tutti i soldi in tutti i conti, scatole di cinesi, conti all'estero, poi sul tuo conto principale vedi, oh capuzzo, non c'è neanche un soldo. Allora dopo ti fa, che so, spendere di meno, lavorare di più. Non è che mi sconfinferà tanto, perché è tutta una questione psicologica che io riesco a controllare benissimo, senza farmi 50 conti. Però potrebbe anche essere avere un lato vero. Comunque adesso farò sto metodo. Farò il metodo dei conti spezzettati, poi vi saprò dire. Sì, mi sto un po' sulle palle, però non è che mi... Ciuschi. Poi i compiti che mi ha dato per casa sono chiamare la banca. Cavolo, vuoi che io chiami una persona, una banca al telefono? Non c'ho voglia, non mi piace. Scriverò un'email. Scriverò un'email e dire quanti soldi ci vogliono a
per finire di pagare quest'auto qua? Lo mi diranno 1.500. A posto, tac. Che lei mi ha fatto il concetto, ma perché la paghi al mese e non la paghi tutta in un botto? Vabbè, questo lo sapevo anch'io, perché se la paghi al mese ci sono gli interessi, no? Ci sono gli interessi dilazionati a rate o il conto arancio, no? Però io pensavo che adesso finisce tutto i pagamenti ad agosto. Io pensavo che ormai loro hanno calcolato gli interessi fino ad agosto, quindi si dice vabbè, ma fa culo, voglio pagarla tutta oggi. Ormai quegli interessi li pagavi. Lei ha detto no. Allora, a parte il fatto che ormai in 7 mesi sarà poco, però in 3 mesi, 4 mesi, quanto manca non lo so, non sarà, sarà al massimo una differenza di 100 dollari, non mi ricordo quanto è il mio interesse e non mi ricordo quanto mi manca per fin di pagare. Avevo visto su un bollettino 1.400, però quello non so se è con gli interessi inclusi, interessi esclusi, non lo so. Comunque ho detto io quello, così poi, cioè alla fine ti finisci tutti i soldi, perché mi ha detto allora pagala tutta subito, ok, 1.500 oggi, così il prossimo mese non hai più da pagarla, però quei 300 dollari della macchina che pagavi li mettiamo nel conto arancio qua. Allora alla fine hai speso 1.500 e continui a pagare ogni mese 300 dollari, che poi vabbè, c'ha una sua logica, perché invece di pagare sta macchina pagando gli interessi, quei 300 dollari vanno nel conto pensione infortunistico, allora a qualcosa servono, perché secondo il discorso, il concetto americano, gli americani, e alla fine quando diventi vecchio vai in pensione, è difficile vivere sulla pensione, come anche in Italia succede. Molte persone si basano solo su quello che riceveranno nella pensione, che però non basta mai. Allora anche in Italia, ma anche in tutti si vogliono creare un conto arancio, conto arancino per la pensione. Allora, la pensione in America ha detto che sarà più o meno 1.500 al mese. 1.500 al mese, adesso tutti diranno è bellissimo, qua la gente prende 400 euro. Ma 1.500 dipende, ha detto Mary Fisher, diciamo Mary Fisher 1.500. E uno a prima vista potrebbe dire, beh, 1.500 non sono neanche tanto pochi, eh. Però c'è da dire che l'assicurazione medica, anche se quando vai in pensione ti daranno quella per i vecchi che costa meno, è sempre che so, sarà sempre 200-300 dollari al mese. Poi c'è da pagare, vabbè, tipo una flat, quelle cose, il sushi anche quando andrai in pensione ci sarà sempre. Poi c'è un altro, non lo so, la casa, le tasse della casa, perché fin tanto che è la prima casa e c'hai il mutuo, le tasse o non le paghi, non mi sembra che non le paghi, sei esente, però c'è l'assicurazione della casa che adesso sono inglobate nel mutuo, però poi quando l'hai pagata, dopo quelle sono escluse. Quindi ci sono varie spese che se tu non le avessi, 1.500 dollari al mese possono anche andare bene, no? Tanto nel mio budget che ho guardato è venuto fuori, adesso un dato un po' non 100% accurato, però all'incirca 480 dollari per mangiare al mese, tipo andare a Winn-Dixie, comprare le birre, poi 382 dollari solo di birre. No, non è vero. Allora, praticamente 380 dollari di spese di alimentari, no, 480 dollari, perché praticamente poi vai 480 dollari di spese alimentari, e non so se sono tanti o pochi, ma secondo me sono tanti
rispetto all'Italia. Tutte le volte che faccio un unboxing, ma quanto costa? Vieni a mangiare da noi, i pomodori sono migliori, costano 50 lire. 50 lire i pomodori da noi, eh? Spese di carburante. Io penso con massimo $100 al mese, ma anche meno. Vabbè che io vado spesso, vado alla GU, vado qui a fare le foto agli uccellini. Fammi pensare, stamattina l'ho messa, era $30 il pieno, e io dico op back, che film è, $30 al mese, op back. Allora, $30 un pieno, mettiamo che lo devo fare come minimo due volte, ma forse anche tre, direi due e mezzo. Quindi secondo me $70-80 di benzina ci partono. Adesso magari uno potrebbe dire, ho capuzzola, io qui in Italia la benzina costa di più e spendo di meno. È perché ovviamente non è che li fai ogni giorno 20 km o 30. Cioè, andrai in bici al lavoro col motoscooter. Poi, luce 2,50. Ormai c'è stato un balzo, perché Ciuschi sta sempre appiccicata al phone. No, non è vero, però praticamente lavatrice, io la lavatrice la facevo una volta ogni 6 mesi, una volta, adesso si fa ogni giorno. Come direbbero cose. Allora, poi, vabbè, luce, perché c'ho la luce, l'acqua inglobate e anche le fognature, tutte globali, 2,50. Poi c'è internet e la TV via cavo, 110 al mese. Poi c'è la casa, 1374,82 al mese. Poi c'è la macchina, $333,72,56. 333, virgola qualcosa. Poi c'è divertimenti, tipo parchi, niente. Ah, andare fuori a mangiare, allora. C'è da dire che una volta andavo almeno 2 o 3 volte a settimana. Adesso, siccome sto facendo la dietona che ho inventato io, dietona inventata da me, quando vado a mangiare, cioè quando sono al lavoro, a mangiare fuori non lo vado. Giusto ultimamente che faccio l'unboxing live al venerdì, quindi mangiare fuori, diciamo, per gli unboxing live spenderò, al mese spenderò $50. Poi sabato e domenica di solito vado sempre una volta a mangiare fuori con Ciuschi. Di solito andiamo al China, un ristorante stellato che, se andiamo di pomeriggio, ci parte la bellezza di $25. Poi vabbè, se andiamo in altri cosi, 25, allora io direi $150 al mese di ristorante. Quindi, sommando tutte queste cose, adesso forse mi sono sicuramente dimenticato qualcosa, veniva $3,600 al mese. Cool. Adesso ovviamente i maligni saranno subito andati a riconteggiare tutto, avendo detto che mi rimaneva 1,500 così. Scoprirà finalmente quanto hanno preso. C'è da dire che però il maligno non ha fatto i conti bene, perché si è dimenticato delle tasse. Le tasse sono tutte escluse, quindi alla fine io prendo come qua uno prenderebbe in Italia. E voi dire, no, non è possibile. E invece sì, perché se ci aggiungiamo le tasse, alla fine prendo pochissimi soldi. Se poi ci aggiungiamo, cioè, se io mi aggiungessi le tasse che ci sono in Italia, alla fine sarei come se fossi in Italia. Io sarei come sarei in Italia. E questo è quanto. Allora, lei ha detto 1,500, bla bla bla.
questi 1.500 non li puoi tenere lì, li devi andare a mettere nell'altro saving, quindi devo mettere poi va fatto. Allora, se te vuoi andare in pensione a 65 anni, quanto vuoi avere, tipo, come all'anno, quanti soldi vuoi avere? Io ho detto 50.000, che secondo me 50.000 all'anno non è che siano pochi, anzi, secondo me, calcolando che 1.500 te li dà lo Stato, no? Che lì ci spendi un po' di spese, io direi, fammi pensare, secondo me anche 20.000 all'anno ci starai dentro, o no? Cioè 20.000 all'anno fai tipo $2.000 al mese, più quelli della pensione che sono altri 1.000, quindi c'hai 3.000, ce la fai $3.000 al mese, o no? Io comunque, lei ha, nell'esempio che ha portato lei, e poi io quello che... $50.000 all'anno, che sono... 4.000, poi $4.000 al mese. Quando sei in pensione, quando sei vecchio, che non puoi fare tutti gli sport di noi giovani, lo skydiving, lo sapete quanto mi costa a me lo skydiving? Perché io poi ho il suit, quello lì che plani, vai vicino ai monti, monti della Florida, quello lì costa un casino. Quello lì, quando sei vecchio, non lo puoi più fare. Comunque, io gli do 50.000, secondo me si può anche fare meno, eh. Secondo me 50.000 all'anno sono troppi. Comunque, ho fatto 50.000. 50.000, calcolando che metti nel fondo per i prossimi 25 anni, devi mettere nel fondo $600 in pratica. Ma come? $600 è troppo. Quindi $600 li devi mettere nel fondo di là, $1.000 li devi mettere nei saving, che quelli vanno a coprire le spese varie, ciuschi, vacanza, dentista, tasse. Alla fine praticamente c'hai tutti i soldi organizzati, ma non mi piace, insomma. Secondo me tutto quello che frega è la casa. Se vincessi la lotteria, ma io non dico di vincere la lotteria, $160 milioni, o quando, l'ultimo quant'era? 480 milioni di dollari. Allora, mi bastano solo $200.000 a posto. $200.000, adesso vado a vedere la lotteria, quelle facili, perché io vado sempre sul mega jackpot, quelle difficili, io ho una fame. Mi basterebbe, che so, $1 milione, giusto così, eh? Non lo so, $200.000 e questo è quanto. Ovviamente ha detto che io sono il più bravo di tutti dei suoi clienti, ha detto che sei il più bravo di tutti, non l'ha detto, però l'ha fatto capire, perché punto uno, a differenza di tutti gli altri, vabbè, ha detto di molti dei suoi clienti, che io non ho nessun debito con le carte di credito, cose che la maggior parte degli americani ce l'ha, perché ovviamente la carta di credito, quando ti arriva il bollettino da pagare, paga solo $20. Ovviamente il mio conto è l'ultimo. Allora, io sul debito, sulla carta di credito, diciamo, di ciuschi vari, o l'ultima bolletta era tipo 3.500, no? Però siccome non è che pago tutto 3.500, io pago 1.500, 1.200, quelli che erano del giorno, no? Del mese scorso, no? Quindi sono giusto, no? Però loro ti mandano il bollettino e ti dicono paga solo $10, ovviamente dopo tasso al 19%, non mi ricordo quant'è, ma c'ha le carte di credito americane, soprattutto quella della mia banca non tanto, ma alcune hanno dei tassi del 19, 21, 22, anche 25%. Ovviamente in Italia sarebbe già successo un casino. Invece qua va bene, tutto a posto. Che ci frega se abbiamo il tasso di interesse del 25%? Tanto dopo te ne apri un'altra per coprire gli interessi dell'altra, poi te ne apri 22
e poi dopo ti suicidi. Basta. Questa è la giustizia è fatta. Come si fa a togliere il debito su 16 carte di credito? Non c'è problema. Ci si suicida. Risolvi tutti i problemi. Allora, questo è quanto. Ha detto, comunque te sei bravissimo perché già vedo che non hai questi debiti. Bla bla. Certo che c'è da dire una cosa, lei, financial super advisor, e ci credo, lei ma mi sta dando ste lezioni perché voleva il logo ultra economico. Ebbene, lei è esperta a salvare saving, no? È esperta nel risparmio, quindi logo super economico. Business card, pietra a vista, super economico. E poi abbiamo fatto il trade, alla fine logo business card ha speso $70. Poi per il biglietto da visita, la stampa stamattina gli ho fatto vedere, ha detto, allora, quale vuoi scegliere? Questo qua bellino, che è un cartoncino migliore, la stampa migliore, o questo qua sempliciotto che sembra una fotocopia color? Ah no, ma siccome l'altro è troppo grosso, questo qua è sempliciotto. E allora alla fine è il sempliciotto. Puoi scegliere tra il deluxe e il sempliciotto. Lei ha scelto il sempliciotto perché essendo una financial sa come risparmiare. Insomma, la sua professione anche nella vita reale. E questo è quanto. Adesso sto anno mi sono andato un po' fuori tra robe fotografiche e vacanze in Alaska, ma il prossimo anno no. Il prossimo anno al massimo andremo a fare una vacanza a Cesenatico e basta. Allora per ovviamente tutto, ciao a tutti.